Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel con una nuova busta dal Giappone. E indovinate un po' che contiene? Beh, ovviamente se avete cliccato sul video già sapete di cosa andiamo a parlare. Difatti ho deciso di fare un nuovo acquisto riguardante Dragon Ball Heroes. Ormai ve l'ho detto, ci sto andando a ruota, voglio finire la mia collezione personale di tutti i personaggi della saga. E quindi ho trovato sempre dal solito venditore che aveva a disposizione diversi personaggi che mancavano nella mia collezione personale, appunto. Quest'oggi li ho presi e ve li faccio vedere. Drop it. Da notare, busta con incarto giapponese, Japan Post, con il foglio all'interno, con emittente e destinatario, tutto quanto, molto caigo. La busta l'ho già aperta per controllare il contenuto, ci fosse tutto, ma ve la faccio vedere tranquillamente facendo finta di non aver ancora visto nulla. Comunque le ho viste velocissimamente proprio per vedere che ci fosse tutto. Intanto la solita... impacchettamento, come vedete l'ho riposto, l'impacchettamento a protezione di tutte le carte, spettacolare, con questo scotch che si stacca, che è un piacere, guardate, neanche lascia il segno, una cosa fantastica, lo voglio anch'io. Ok, senza troppi indugi scartiamo tutto. Vedete questo scotch avvolto, ok, perfetto, si è staccato senza problemi. Ok, ci siamo. Ci sono sempre un paio di piccoli omaggi e li vedo anche questa volta qui di fronte, proprio davanti a me. Towa versione demone, che purtroppo avevo acquistato l'altra volta e quindi adesso è una doppia, perché è proprio la stessa identica carta. Vabbè, a saperlo non la prendevo la scorsa volta. Valla a sapere. E poi un'altra omaggio che però ho in collezione come personaggio, ma mi manca proprio questa carta, è una promo riguardante Janemba. Come vedete qui in alto viene rappresentato Golden Freezer, Zamasu e Beerus in una promo SH7. Molto bella questo tipo di rarità, come vedete lo sfondo del personaggio è dorato e ci sono dei contorni anche sulle immagini sullo sfondo. Infatti qua vediamo Gogeta e Paikwan, protagonisti dell'avventura negli inferi contro Janemba. E l'effetto della carta sia metallizzato su proprio quelle parti dorate, sia arcobaleno, come vedete, da questi riflessi che si notano ponendo la carta in con questo movimento. Fantastica, veramente fantastica. E poi passiamo a quelle che ho acquistato io personalmente. Abbiamo come prima carta Gotenks adulto normale, Abo e Kado. Questo non ricordo se sia Abo o Kado, appaiono nel film speciale in cui si vede per la prima volta il fratellino di Vegeta che scende sulla terra e si chiama Tarbol, se non ricordo male, perché deve difendere gli assalti da questi due fratelli, Abo e Kado. Questo è il primo, da qualche parte ci sarà anche il secondo perché ho ordinato. E poi abbiamo la versione di Majin Buu assorbito Junior, che mi mancava, però è una comune, pensavo fosse rara, sinceramente non me ne ero accorto, vabbè, pazienza. Abbiamo anche Baby Vegeta forma 2, mi pare, sì, questa è la seconda forma, anche questa è una comune, come vedete nessuna metallizzazione nei riflessi arcobaleno della carta, proprio semplicemente, anche se devo dire che la qualità di queste comuni è ben oltre superiore a molte carte base che abbiamo qui in Italia di qualsiasi genere. Comunque ha un materiale molto rigido. Abbiamo poi questa forma di Broly Super Saiyan, che è quella primordiale rispetto a quella Berserk, che avevo notato, a me praticamente avevo tutti i Broly fino al Super Saiyan 4, anche quello normale, mi mancava questa forma qua, alla fine l'ho preso, ed è costato anche parecchio per essere una comune, ho pagato anche 2,50 euro se non erro questa comune, però... Vabbè, mancava solo lui, non potevo farne a meno a questo punto. E poi abbiamo Garlic, la prima forma, prima di quella tutta pompata, muscolosa e di un verde più scuro che già avevo acquistato proprio in loco in Giappone. E alla fine ho preso anche questa, così ho terminato le forme di Garlic, ne ha solo due. Questa è una carta che non avrei mai preso qualche settimana, forse qualche mese fa.
Poi ho visto, sono andato a indagare un po' su internet su chi fosse questo personaggio, di cui al momento neanche mi viene il nome, scusate il lapsus, lo scriverò sicuramente in sovraimpressione, ma è il figlio di Freezer. E ovviamente è stato presentato in una storia che non fa parte della saga originale di Dragon Ball. Però era simpatica averlo, sicuramente una carta simpatica. Poi abbiamo Frost, la prima forma, l'unica carta in cui possiamo al momento avere Frost in prima forma, questa promo di Dragon Ball Super, come vedete qua sopra il logo ufficiale di Dragon Ball Super, la promo del torneo contro il sesto universo. E vediamo infatti che questo personaggio va in combo con Botamo e Ciampa, il suo dio della distruzione. Comunque molto carina, soprattutto per questa immagine sullo sfondo che vede Beerus contrapposto a Ciampa. Abbiamo poi questo personaggio da Dragon Ball GT, non mi ricordo se avesse un nome in particolare, è alla frusta di Mutte Motte, questo bruttissimo personaggio grassoccio di quella setta che serviva per risvegliare i Robolud, che va in combo infatti proprio con Mutte Motte e con Lilde. Però, come dicevo, facendo la collezione di tutti i personaggi che quantomeno abbia un senso avere, questo è uno dei combattenti di Dragon Ball GT, quindi ho dovuto prenderlo. Ecco l'altro, Kado o Abo, non ricordo chi è dei due, e formano il duo Abo e Kado. Stessa rarità per i due, l'unica carta che esisteva di questi due personaggi, quindi non avevo altra scelta che prenderla così. Tra l'altro, parlando di questo film, mi manca proprio Tarbo, il fratello di Vegeta, che è rara e costicchia anche un po' per il momento. Ah, sempre parlando di film di Dragon Ball, abbiamo Hildegard, il personaggio cattivo dell'ultimo, praticamente, dei film di Dragon Ball Z, conosciuti all'epoca in cui, diciamo, uscivano di massa, era quello del film di Tapia, quindi era diciamo, il villain di quel film. E infatti qui sul contorno della carta, come per la carta di Janemba, vediamo gli altri protagonisti del film. Abbiamo Tapion di profilo e il vecchio che appunto risveglia Hildegard. Questo personaggio non è altro che la fusione tra Abo e Kado e si chiama Aka. Fa parte ovviamente sempre del film riguardante il fratello di Vegeta e quindi va a chiudere il trio. Oh, poi direttamente da Super qua iniziano i pezzi grossi. Non è una promo ed è Toppo, rarità metallizzata, come vedete anche dorata se vogliamo, dal torneo del potere di Dragon Ball Super. Personaggio molto forte dell'undicesimo universo, che ricorda un po' Babbo Natale. Ci ero fatto anche uno sketch a Natale, proprio ufficiale, per fare gli auguri di Natale, proprio con lui nelle vesti di Babbo Natale. E poi abbiamo Dispo, sempre dell'undicesimo universo, altro dei Pride Trooper. Questa è una foilatura diversa, è una promo del V-Jump, come vedete dal logo in alto a sinistra. Altro personaggio, nonché combattente molto forte dell'undicesimo universo. E poi restano 1, 2, 3 carte. L'ultima, a quanto ho visto prima aprendo il pacco, era quella più figa di tutte. Intanto abbiamo Gohans, la fusione tra Gohan e Trunks adulto, quindi la versione del futuro. Questa è una promo della rivista, appunto, che parla solo di carte che avevo già acquistato e fatto vedere qualche video fa, molti mesi fa, mi sa, forse sicuramente l'anno scorso e anche 2 anni fa quando presi la prima. È una bella carta, no, di questo non avevo la versione Super Saiyan, mi sto confondendo con Vegex, però l'ho vista, costicchiava un po' di più delle altre rispetto allo standard in cui stavo acquistando, però visto che è un personaggio esclusivo non facilissimo da trovare, ho detto vabbè, fammelo prendere perché comunque l'artwork è veramente fantastico. Penultima, Gotenks Super Saiyan con foilatura in metallo, metallizzata gold. Diversa da quelle che abbiamo visto prima, molto più marcata con questo nero. Vediamo un po' a confronto, per esempio, con Janemba. Si vede che la foilatura è diversa. Qui ci sono i riflessi arcobaleno. Qui invece è proprio metallizzata pura. E sembra quasi stampata veramente sul metallo. Non sto scherzando, vista da così sembra una stampa sul metallo. Non lo è, ovviamente, cartoncino, però
veramente fatta bene. E sì, bene sì, mi mancava Gotenks Super Saiyan, ce l'avevo normale, c'era lo Super Saiyan 3, non l'avevo trovato assolutamente in versione Super Saiyan, un pezzo abbordabile fino a questo momento. E poi il pezzo forte, l'ultimo dell'unboxing, il personaggio più spettacolare a mio avviso di tutto questo spacchettamento, che non abbiamo visto in nessun Dragon Ball se non in Dragon Ball Heroes appunto, quindi nella versione cabinato, ed è Vegeku, come preferite, Super Saiyan 3. Ovviamente un'esclusiva di Dragon Ball Heroes, veramente spettacolare. Guardate la foilatura di questa carta, nonché la parte metallizzata sui fulmini bluastri intorno al personaggio. Veramente bellissimo. Non è una promo, è una carta di espansione. E quando l'ho vista non potevo dire di no a questo personaggio, anche perché avevo Gogeta Super Saiyan 3, quindi mi pare giusto anche avere anche la controparte con Ippotara Super Saiyan 3. Abbiamo chiuso in bellezza con questo unboxing / spacchettamento. Vi rifaccio vedere tutto velocemente. Partiamo dalle comuni. Abbiamo Garlic in forma base, abbiamo Broly Super Saiyan pre-Berserk, abbiamo Baby Vegeta forma 1, anzi forma 2 scusate, e poi abbiamo Majin Buu con Junior assorbito. Queste erano le basi. Poi abbiamo gli omaggi, che erano questo fantastico Janemba, una grafica molto molto accattivante, e poi Towa versione demone. Abbiamo l'esclusiva, il figlio di Freezer. Poi un po' di fusioni, devo dire, qui abbiamo un bel po'. Abbiamo Gohan's dal futuro, fusione tra Trunks e Gohan del futuro. Abbiamo Gotenks, molto bella questa grafica, sembra metallo, metallo sulla carta, anzi una carta di metallo, non lo è, però è molto figa. Veget Super Saiyan 3, uno spettacolo che ve lo dico a fare. E poi Gotenks del futuro, adulto. Abbiamo poi per la saga di Super il torneo del potere, abbiamo dall'universo 11 Toppo e Dispo, molto belli. Vediamo se riusciremo a ottenerne altri di personaggi del torneo del potere, un po' difficile, soprattutto l'idea della distruzione costano un botto e adesso non me li posso permettere. Sempre per la saga di Super abbiamo Frost prima forma, la forma finale già ce l'ho, mi manca quella di mezzo che non esiste ancora la carta, come non esiste la forma 2 di Freezer ancora su questo gioco, non capisco il perché. Abbiamo per i film Abo e Kado e la fusione H. Ancora per i film Hildegard, anche questa molto bella, simile alla carta di Janemba vista prima. Ed infine la frusta di Dragon Ball GT, un personaggio un po' di nicchia. Beh ragazzi, ve le lascio tutte qui sparpagliate, intanto che vi lascio i miei saluti, fatemi sapere di nuovo cosa ne pensate di questa di queste carte. Ho già visto alcuni di voi che hanno cercato di acquistarle, hanno fatto un po' di ricerche su internet, hanno trovato altri siti interessanti, ho provato un'occhiata anch'io a quello che mi avete consigliato. Sono in attesa di altre news, spero di poter continuare a portare video interessanti riguardanti questo gioco qui in Italia, visto che se ne parla veramente pochissimo. E prima di concludere il video vi lascio con una chicca, perché forse quest'anno in Italia avremo, quindi in italiano, un nuovo gioco di carte collezionabili di Dragon Ball. Non ci metto la mano sul fuoco, però vi do un 80% di sicurezza che sarà così. Aspettatevi future news a riguardo, perché ci sono delle cose che bollono in pentola, qualche notizia trapelata dagli Stati Uniti, e vedremo un po' se si realizzerà veramente durante quest'anno o meno. Se siete interessati ad altre news, magari potrò farvi un video dedicato e vi spiegherò meglio di cosa sto parlando. Per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.